Apertura di stagione per il bar, enoteca, ristorante e pizzeria Torquati di Piediripa di Macerata. Una serata a base di musica con la Mio Swing, la splendida voce di Amanda Antinori, la porchetta del re della porchetta Luca Piccioli da Mondolfo, il ritmo degli Abbanda e tante risate con lo spettacolo di Lando e Dino. Gli ingredienti giusti per offrire alla clientela un piatto prelibato e di gusto, ovvero l'accoglienza, la qualità e l'ottimo servizio di Torquati. Dal 1958, bar, ristorante, pizzeria ed enoteca, Torquati è da sempre in grado di offrire specialità tipiche, squisiti menù, ottimi vini per ogni occasione. Un avvio di stagione che ha riscosso grande successo. Altre gradevoli serate a breve nel segno del divertimento, della musica e dell'ottima cucina. Tiziana Linardo, direttrice di Torquati a Piediripa, lei dice che ci sta provando. Una grande festa avete organizzato per celebrare, insomma, Torquati, ormai questo... L'apertura della stagione estiva, quindi stiamo cercando, insomma, di ravvivare questo posto fatto tutti da giovani. Senza lo staff non ci saremmo riusciti, sono stati tutti bravissimi. Questo è un bar, enoteca, ristorante e pizzeria che esiste dal 1958, quindi è un punto di ritrovo. Bellissimo, però sembra che ci sto da 10 anni, un ambiente familiare, si sta benissimo. È un luogo di ritrovo soprattutto di passaggio qui a Macerata, frequentatissimo. A pranzo, soprattutto per i pranzi di lavoro, facciamo cena meno alla carta, feste private, lauree, comunioni, e bar, colazioni, tutto. Questa sera avete voluto regalare questa festa di inizio stagione con musica, risate e buona cucina. E soprattutto la buona cucina, perché c'è stato il signore Luca Piccioli che è stato spettacolare a fare la porchetta. Tutti soddisfatti. E prossime iniziative di Torquati per sorprendere la sua numerosa clientela? Presto vorremmo organizzare un'altra serata con la musica. Adesso apriremo anche tutto il giardino esterno, arricchiremo con divani, quindi tutto comfort. Sara Berdini della cooperativa Torquati, una stasera, una bellissima serata di inizio stagione. Torquati che vanta una storia veramente molto antica, del 1958 è un punto di riferimento qui a Piediripa di Macerata. Stasera avete voluto inaugurare questa nuova stagione con della buona musica, della buona cucina, delle risate, insomma un modo per dire alla numerosa clientela che già vi frequenta, insomma, di tornare sempre da Torquati. Ovviamente sì, io ringrazio tutti per la grande partecipazione che avete avuto, è stata una serata bellissima e vi auguro di tornare il più presto possibile a trovarci. L'attività a Torquati, il presidente Andrea Domizioli, è un vanto, insomma, diciamo così, per questo territorio, perché dicevamo è un punto di riferimento. Inizia come bar, ma è anche un'enoteca, un ristorante, una pizzeria. Sì, sì, abbiamo un'attività a 360 gradi nel settore e quindi vi aspettiamo a braccia aperte.
vi auguro di ritornare nella nostra attività. Vi possiamo offrire prodotti tipici della nostra tradizione classica marchigiana e semplici soprattutto. Pizzeria, ristorazione, carne alla brace e quant'altro. E ottime etichette di vini. Esatto, un'ottima enoteca. Concludendo possiamo dire, come nel vostro sito, Enrico IV diceva: buona cucina, buon vino, la terra, il paradiso in terra. Esatto. Luca Piccioli da Mondolfo, questa sera a Piediripa per Torquati, la festa di Torquati. Ci racconti questa tua passione prima di tutto con la porchetta, perché tu fai tutt'altro. Io faccio tutt'altro, faccio l'imprenditore, il professionista, però forse le mie dimensioni mi ingannano che ho una passione per la cucina, soprattutto per la cucina locale, per la cucina marchigiana e la porchetta che se ne dica, secondo me è una grossa risorsa marchigiana, una grossa risorsa nostra. Io ho una mia ricetta personale che ho messo a punto ormai da diversi anni e questo mio hobby mi porta anche a collaborare con qualche struttura per poter far assaggiare quella che secondo me è la vera porchetta marchigiana. Ce ne sveli una parte, non si può. Sì, per esempio il rosmarino che non tutti mettono, che io metto in abbondanza. Questo è uno, potrebbe essere uno di quei profumi, quegli aromi che in qualche altra parte d'Italia manca, come il finocchio selvatico manca in qualche parte d'Italia e l'aglio, che da me ci sono tutti, aglio, finocchio selvatico, rosmarino e amore per quello che si fa. Componente di una banda musicale, ti chiamano il presidente, però stasera sei il re della porchetta. Sì, io sono il presidente della banda musicale, il corpo bandistico Santa Cecilia di Mondolfo, ormai da così tanti anni che ormai nel mio paese, sia Mondolfo che Amarotta dove abito, mi chiamano il presidente, quindi ecco, infatti nella pettorina, cioè dal presidente si mangia, che sono il re della porchetta, c'è scritto pure qui nella pettorina che porto addosso. Allora, Landeddino da Torquati, si avvicinano le elezioni regionali, nuovo partito, PLD. PLD, mi raccomando, votateci, abbiamo pure le tessere, tanto ormai c'è da votare, tanto non sa più nessuno chi vota, votate a noi, tanto tra tutti quelli che dice stronzate, no? Lando, che dici tu? Lando con la porchetta. Che parli con me? Mi fai domande tu? Cioè, ha detto tutto lui, bisogna votare PLD, tanto, ragazzi, male che va, noi altri ve lo dicimo prima, se gimo su, rubimo come tutti gli altri, quindi tranquilli, votateci tranquillamente, perché tanto voi peggio del QC non potremmo fare. Votate PLD, noi garantiremo una poltrona per tutti. Noi l'anno scorso avevamo fondato il PLD, eccolo qua, pagina, partito Landeddino, eccolo qua. Fra un mese c'è le elezioni, tanto anche voi come noi non saprete più a chi Madonna votare. Com'era in Calabria? In Calabria, effettivamente, quando siamo stati invitati da sto amico nostro che faceva l'impresa edile, in Calabria ci ha invitato su sta villa sul mare enorme. Io ho fatto, come hai fatto a fare sta villa? Ma ha detto, guarda, ci siamo affacciati da un terrazzo, ma ha fatto, lo vedi quel paesino laggiù in fondo dove ci sono quei 7-8 palazzi? Ha fatto, sì, lo vedo. Ha detto, quelli l'ho fatti tutti io con i proventi, mi sono fatto sta villa. La sera dopo ci invita un suo amico, un onorevole, che abitava lì vicino, una villa due volte più grossa. Ha fatto, onorevole, lei come ha fatto a fare sta villa? Ha detto, guarda, vieni con me, ci siamo affacciati, la vedi quell'autostrada che passa in mezzo a quelle due colline con quel viadotto? E ha fatto, no, io non vedo niente. Ha detto, appunto, io me l'ho fatta così. E allora ho capito che c'era da buttarsi in politica. C'è da buttarsi in politica. Beppe. Verdi se non ricorda tutti, perché 1.000 lire poi anzi ce l'abbiamo tutti, ma 100.000 lire ce l'aveva solo la signora. Giuseppe Verdi, che te guardava
dei tre quarti su ste 1000 lire. Te guardava, c'aveva i boccoli, i baffi e la scrocchetta nera e la camicia bianca. La pulizia interiore di un uomo si vedeva da lì. Giuseppe Verdi è colui che ha scritto il simbolo dell'Ottocento italiano, ha scritto le opere liriche più belle del mondo. Giuseppe Verdi, quanto con 1000 lire, un vecchio sta di asilo. Se nonni tu ti regalava 1000 lire, è come se ti dacci una goccia di sangue, cocco de nonno, nonno ti regala 1000 lire. E ti guardava contenti sti vecchi. Oggi un vecchio che piglia l'equivalente, che è una moneta da 1 euro di conio italiano, chi ce l'ha la tirasse fuori? Che ci vede un vecchio che ci sta disegnato? Ci sta un uomo nudo, a bracci larghi e a gambe larghe, così. E dietro un altro uomo nudo, a bracci larghi ma a gambe strette. Non te dà tanta sicurezza, Dopo ci arracciossi vecchi, quando ti dice che l'euro è stata un'angolata. C'è stemma. Ce l'ha disegnata. E il lavoro bisogna reinventarsi. Come ha detto la Fornero, bisogna inventarsi i lavori. A Pignace c'è gente che se l'ha inventati. C'è uno, per esempio, che si è messo a fare il mago. Si è messo a fare un mago, legge le carte, ma l'ha scritto pure fuori da porta. Si chiamava Enrico, si chiama Righetto, però non ci poteva scrivere il mago Righetto, sennò pare quello che venne a Porchetta. Allora che ha fatto? Ho scritto il mago Harry, il primo cliente gli ha suonato, trin. Poi ci ha fatto chi è? E te una madonna, come ci muove? E che mago si è? No? Cioè, però se l'ha inventato, adesso gli va abbastanza bene, mi dicono, sì. Un altro per esempio è andato fuori a lavorare a Milano, la moglie l'ha chiamato a Natale, ha detto come stai caro a Milano? Ha detto sto male perché qui è tanto freddo, qui sto sotto a zero, gli ho detto allora sto meglio io sto sotto a uno, gli ho detto a moglie. Però ecco, vedete, intanto vai avanti, si sberna. Tieni un microfono che mi pare va sgrullendo, eh. Metti. Votateci, mi raccomando. PLD. Mi raccomando, PLD partito Lando e Dino. Grazie. Ciao TVRS, ciao a tutti. www.landodino.it.